Ben ritrovati sul canale d'Animaggio dal vostro Bruno Longhi. Eccoci mo qua con un'altra ricostruzione della Juventus. La squadra di Allegri ha battuto per 3-1 la temutissima Atalanta e mantiene il primato in classifica a più 4 sulla seconda, che potrebbe essere Roma o Milan. Vedremo come andranno poi le altre gare di campionato. Vi ricordo che Daniele trasmetterà una live alle 14 sul canale d'Animaggio. Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alessandro, Khedira, Marchisio, Sturaro, Pjanic, Mandžukić, Higuain. Questa è la formazione mandata in campo da Massimiliano Allegri. Una Juventus che ha polverizzato l'Atalanta, ha meritato di vincere la squadra di Allegri. Sportiello, Toloi, Caldara, Masiello, Conti, Kurtic, Kessi, Friuler, Petagna, D'Alessandro e Gomez. Questa è la formazione invece mandata in campo da Gasperini. Si diceva dell'Atalanta come il nuovo Leicester. Diciamo che il campionato non è finito, l'Atalanta ha comunque un gran gioco e ha fatto comunque la sua figura nonostante la superiorità della Juventus. Ecco il quadrato Buffon. Partiamo, Daniele deve cercare subito il gol con Alessandro, poi deve raddoppiare con Rugani, deve fare il terzo gol con Mandžukić e poi segnare l'unico gol con Friuler per quanto riguarda l'Atalanta. Higuain, Alessandro, prova subito la Juventus. Buono il pallone di ritorno proprio ad Alessandro. Alessandro fa tutto da solo, prova il tiro, deviato, calcio d'angolo per la Juve. Subito occasione Juventus. Attenzione, calcio d'angolo, Higuain, palla fuori, Sturaro, Pjanic, Higuain. Pallone indietro, cercare ancora sempre Alessandro. Palla centrale, ancora Juventus, Alessandro, ottimo 1-2, Alessandro, zona tiro, Alessandro! Ribatte la difesa dell'Atalanta, colpo di testa di Khedira, palla per Chiellini. Ancora Juventus, buona questa azione, Higuain, tocco fuori, Chiellini ancora. A cercare sempre il solito Alessandro, va da solo, Alessandro, azione personale, in area di rigore, Alessandro! 1-0 Juve al decimo minuto. Nella realtà ha segnato al 14esimo, se non andiamo errati. Rivediamo il gol di Alessandro, che aveva segnato al 15esimo. Qua gran gol dall'altra parte, perché aveva segnato invece alla destra di Sportiello, qua segna alla sua sinistra. E c'è quindi il vantaggio della Juventus. Juventus 1, Atalanta 0, con 4 minuti d'anticipo rispetto alla gara vera e propria. A questo punto dobbiamo raddoppiare con Rugani. Petagna, ma da solo Petagna, che dire, recupera un gran pallone. Chiellini, Rugani, prova a ripartire la Juventus con Rugani. Buono il tocco a favore di Mandžukić, che la ripassa a Rugani. Ancora Juve, attenzione, Rugani va da solo. Rugani, azione personale, ancora Rugani. 1-2, Rugani, prova il tiro, calcio d'angolo per la Juventus, calcio d'angolo per la Juventus. Vediamo se in area di rigore riusciamo proprio a trovare Rugani. Cicchiellini, Rugani è lì, eccolo qua. Vediamo, calcio d'angolo Juventus, Rugani al volo, palla ribattuta, ancora Rugani per un gol straordinario. 2-0 della Juventus, aveva segnato sempre da calcio d'angolo ma di testa, qua su una ribattuta sull'angolo trova un gol strepitoso. Che gol di Rugani, Juventus 2, Atalanta 0, gol bellissimo. Attenzione, qua ci dà autogol, ma noi, attenzione, ci dà autogol di Kessi, però noi lo attribuiamo ad a Rugani. Scusate, torniamo indietro, rivediamo. Il tiro è stato di Rugani, c'è stata una deviazione. Allora, nascondiamo qua un attimo, scusate ragazzi se facciamo questa cosa nella registrazione della partita, però vogliamo essere abbastanza chiari. Il tiro è netto di Rugani, vediamo, c'è una deviazione che neanche si vede, non riusciamo a capirla. La deviazione dov'è esattamente? Ma assolutamente non è stata toccata da Kessi. Vabbè ragazzi, noi lo diamo da Rugani perché il gol è stato strepitoso e lo lasciamo per questa ricostruzione. Poco importa se FIFA attribuisce il gol a Kessi. E dunque 2-0 Juventus. A questo punto dobbiamo terminare il primo tempo così e poi
trovare il gol con Mandžukić. Tanto il pallone viene dato indietro a Gigi Buffon che va a lungo rilancio nella terra di nessuno. Il pallone arriva a Caldara. Ragazzi, qua è veramente inspiegabile il fatto che il gioco abbia dato il gol. Intanto c'è una spinta, fallo, calcio di punizione per la Juventus. È assurdo che il gioco abbia dato il gol, l'autogol di Chessy, perché dal replay abbiamo visto che non l'ha toccata. Il tiro di Rugani è stato bellissimo e diretto in porta. Deve essere stato un bug di FIFA o forse la deviazione è stata talmente impercettibile. Il gol noi lo attribuiamo a Rugani comunque. Chiellini, siamo al 30° minuto, il risultato è di 2-0 della Juventus. Pjanic, Sturaro. Quando si vuole fare un gol, un autogol a questo gioco, bisogna cristonare 8 ore. Qua che abbiamo fatto gol in maniera diretta, il titolo, il gioco della EA ci dà un autogol. Benissimo, dobbiamo dire che è sempre molto facile fare queste ricostruzioni. Mandžukić, Lichtsteiner. Speriamo voi possiate apprezzare lo stesso il gol di Rugani, perché è stato molto molto bello. Ripetiamo il gol, cioè FIFA 17, scusate, da, continuava a dare... cioè continuava a dare, ha dato autogol, mentre invece il tiro era diretto in porta di Rugani. Ci teniamo a puntualizzarlo più di una volta perché ci sembra abbastanza assurda come cosa. Higuain, siamo al 39° minuto, Daniele adesso deve fare un giro palla in attesa della fine del primo tempo e poi potrà fare due su tre cambi di quelli che ha fatto Massimiliano Allegri. Intanto attenzione, il pallone per Conti che tocca sulla sinistra per Gomez, c'è il pallone riconquistato da Lichtsteiner, adesso Pjanic, Mandžukić prova il tiro da questa distanza, il pallone è alto. Siamo ormai alla fine del primo tempo, 2-0 per la Juventus, Alessandro e Rugani, anche se ripetiamo il titolo attribuito il gol, l'autogol di Chessy, ma il gol era evidente di Rugani. Lichtsteiner, cambio di gioco a cercare Alessandro, colpo di testa, Sturaro, Higuain, prova a andare da solo Higuain, va il Pipita, finisce il primo tempo, 2-0 per la Juventus. A questo punto Daniele può andare a sostituire, quindi, allora, Khedira ha lasciato il campo per Lemina e poi Pjanic è uscito perché è entrato al suo posto Evra. Poi dobbiamo togliere Mandžukić e mettere Quadrado. Ok, possiamo schierare la Juventus in questa maniera. Ok, e dobbiamo trovare ora il gol con Mandžukić per questo secondo tempo, quindi doppio cambio nella Juventus. Vedete che il titolo, continuiamo a dirlo, da autogol di Chessy, ma il gol è stato di Rugani. Noi lo attribuiamo a Rugani. Vedremo poi anche a fine partita se il titolo farà vederci, ci farà vedere. Stiamo parlando veramente un italiano alla Trapattoni. Attenzione all'Atalanta che fa questa azione inutile, perché il tiro è veramente una porcheria che va fuori. Buffon. Vedremo, dicevo, a fine partita se riusciremo a capire qualcosa in più di quella deviazione inventata dal gioco. Tanto qua a volte FIFA si inventa proprio delle cose per dei bug assurdi. Calcio di punizione. Mandžukić, Lemina, Marchisio. Palla a Sturaro che la riapre per Lichtsteiner. Palla ancora per Mario Mandžukić. Mandžukić prova ad andare da solo. Prova questo tiro deviato. Altra parata da parte di Sportiello. E c'è calcio d'angolo per la Juventus. Attenzione. Cerchiamo Mario Mandžukić in area di rigore. Vediamo se riusciremo a trovarlo. Eccolo qua Mandžukić. Attenzione. Prova la Juventus. Calcio d'angolo. Palla buona. Colpo di testa. Fuori. Ancora angolo Juve. Attenzione, ancora angolo Juve, palla a cercare ancora Mario Mandžukić, che prova ancora a deviarla. Niente da fare, ancora calcio d'angolo Juventus. Attenzione. Calcio d'angolo Juventus, vediamo se riusciamo a spostare Mandžukić. Calcio d'angolo, battuto malissimo da Daniele, la palla è allontanata da Friuler. E poi prova a recuperarla la Juve, Alessandro, buono il tocco per Mandžukić, Mario Mandžukić, Sportiello in calcio d'angolo, ancora angolo Juve. Attenzione, calcio d'angolo,
palla in area di rigore, Mandžukić, palo! Mandžukić! E poi c'è un fallo, calcio di punizione per fallo in attacco della Juve. Batte Sportiello, Masiello. Sportiello fa rima con Masiello, mamma mia che battute di merda. Il pallone per Piniglia. Gomez. Piniglia. Ancora l'Atalanta. Lichtsteiner va a evitare il calcio d'angolo. Palla da quest'altra parte per Alexandro. Uno tocco per Sturaro. Riparte la Juventus. Marchisio. Higuain. Mandžukić. Attenzione alla Juventus. Mandžukić va da solo. 67esimo minuto. 1-2. Mario Mandžukić! 3-0 per la Juventus. Gol, gol, gol. Al 67esimo minuto. Rivediamo. Mandžukić, Higuain, Mandžukić, il destro che non lascia scampo a Sportiello. Gol anche qua diverso perché era arrivato di testa, se non andiamo errati, da parte di Mandžukić. 3-0 per la Juventus in ogni caso. I marcatori li abbiamo presi tutti. A questo punto manca l'ultimo gol, scusate. Daniele adesso può passare a usare l'Atalanta. Allora, Mandžukić esce, entra Cuadrado nell'Atalanta. Non facciamo cambi per adesso, non facciamo proprio cambi. Comunque passiamo a utilizzare la squadra di Gasperini per cercare l'unico gol. Con attenzione, abbiamo ancora un problema tecnico, dobbiamo mettere in avanti Friuler al posto di Gomez per cercare più profondità col giocatore e cercare il gol, l'unico gol dell'Atalanta. Eccolo subito. Anzi no, questo è il Papu Gomez. Palla per Piniglia. Attenzione all'Atalanta, pallone proprio per Friuler che prova ad andare da solo. Friuler, azione personale, Friuler, grande azione, chiuso dalla difesa della Juventus. Rugani, prova ad avanzare Rugani. Tutti i cambi della Juve, i marcatori li abbiamo quindi fatti. Attenzione, intanto il pallone ancora per Piniglia, palla dentro, Kurtic cerca di nuovo Friuler. Attenzione, Friuler in area di rigore, viene fermato da Alexandro. Siamo al 74esimo, Daniele deve affrettarsi. Deve cercare il gol con l'Atalanta. Caldara. Che sì. Pallone deviato. La palla arriva in qualche modo a Piniglia. Attenzione Piniglia. Palla centrale. Poi arriva Chessi. Attenzione Chessi. Deve riaprirla ancora per il Friuler. Friuler prova ad andare da solo. Attenzione in area di rigore. Friuler si ferma. Friuler ancora lui. Azione personale. Friuler in area di rigore. Friuler! Il gol dell'Atalanta. Ce l'ha fatta Daniele. Ma anche qui con un giocatore con statistiche veramente pessime riesce a trovare il gol. Battuto Buffon, rivediamo il tiro che passa tra Chiellini e Buffon e c'è quindi il 3-1. A questo punto Daniele può tornare a utilizzare la Juventus fino a fine gara e a fare un giro palla che porterà alla fine questa partita. Abbiamo dunque azzeccato tutti i marcatori della gara vera e propria. Lasciate perdere quell'autogol che non è assolutamente autogol ma è rete di Rugani. È la prima volta che ci succede in una ricostruzione una cosa simile, ma come avete visto dal replay abbiamo deciso di lasciare le cose così come stanno perché per noi il gol è diretto di Rugani, perché il tiro è partito da Rugani. E se la deviazione c'è stata, è stata impercettibile anche nelle gare vere e proprie. Attenzione! Attenzione! Attenzione Buffon! Errore di Chiellini! Stava rischiando qua Daniele. Dicevamo che... Attenzione perché Daniele qua si sta complicando la vita nel finale di questa ricostruzione. Palla di nuovo dentro. Può ripartire la Juventus. Dicevamo che in alcune partite... Intanto Cuadrado prova ad andare da solo. Cuadrado prova il tiro addirittura da qui. Para Sportiello. Dicevamo, rinvio immediato di Sportiello, che in alcune gare ci sono delle deviazioni come sono state in questa partita, se c'è stata, deviazioni impercettibili, ma il gol non viene considerato autogol, ma rete del giocatore che ha calciato in porta. E dunque noi attribuiamo il gol, come già detto, a Rugani, anche perché è venuto fuori un gran bel gol, diverso da quello, per carità, della gara vera e propria, ma sempre, pur sempre un bel gol. Finisce qui la ricostruzione, la Juventus batte 3-1 l'Atalanta, reti di Rugani, anzi scusate, ancora prima Alexandro, Rugani, eccoli qua i primi due marcatori, Mandžukić e poi l'unico gol di Friuler per la squadra bergamasca. Il vostro Bruno Longhi vi ringrazio ancora, andiamo a vedere ancora, ecco Mario Mandžukić, anche per lui è un gol, andiamo a vedere le reti. Nelle azioni conclusive cercheremo di capire se il gol è stato
diretto oppure no. Intanto il vostro Bruno Longhi vi ringrazia ancora, noi ci ritroviamo presto sul canale Dani Maggio, rimanete sintonizzati e iscrivetevi per non perdervi i video futuri del canale di Daniele. Ancora un ringraziamento a tutti, noi ci ritroviamo presto qua sul canale Dani Maggio. Una buona giornata di calcio, una buona giornata di calcio a tutti.